Il virale balsamo lamellare è un acquisto che vale la pena fare? Ecco come funziona e quali sono i pro e i contro. La prima particolarità è che i tensioattivi condizionanti tipici dei balsami, ovvero quelle molecole che rendono i capelli morbidi e districabili, sono veicolati in una soluzione completamente liquida come l'acqua, anziché in un'emulsione cremosa. È detto lamellare perché quelle molecole vengono chiamate lamelle e hanno una carica positiva che si deposita sul capello, che ha invece una carica negativa, quindi neutralizzandola e rendendo i capelli meno crespi ed elettrostatici. Nella formula, inoltre, è presente alcol denaturato, che non andrà a seccare i capelli, bensì funge da penetration enhancer, ovvero aumenta la penetrazione delle sostanze nella fibra capillare e contribuisce anche alla sensazione di calore che si avverte non appena lo si applica. Infine, ha un pH molto acido, intorno al 3,5. Con questa acidità le cuticole risulteranno particolarmente serrate e per questo i capelli avranno un aspetto più sano e lucido. Passiamo ai pro. 1. È un prodotto sicuramente innovativo e interessante. E 2. Lascia i capelli con un effetto glossato. Come contro, per prima cosa bisogna saperlo utilizzare correttamente, altrimenti il rischio di avere capelli ancora più secchi è dietro l'angolo. E secondariamente si consuma molto velocemente in rapporto al costo, perché bisogna utilizzarne una grande dose per volta. Ma quindi come utilizzarlo correttamente? Una volta a settimana bisogna distribuire velocemente la dose su tutti i capelli. Infatti non si ha il tempo per districare con il balsamo su. Non appena si comincia ad avvertire la sensazione di calore sui capelli, bisogna risciacquare immediatamente. C'è scritto su 8 secondi ed è davvero così, non bisogna strafare. Personalmente, benché possa essere vista come una comodità, io preferisco prendermi il tempo di districare i capelli col balsamo, cosa che ovviamente con questo non ho potuto fare. E inoltre preferisco la consistenza classica, quindi alla fine dei conti non lo ricomprerei, anche perché ci sono altri modi per rendere i capelli effetto gloss. E tu, che cosa ne pensi?